Allora, Campioni CN con uno dei grandissimi protagonisti di questa promozione della Pro Drone Aero, Rosano, che oltre della promozione che è protagonista, possiamo dire, della Coppa Italia d'Eccellenza, quindi per te è una stagione straordinaria. Sì, diciamo che è stato veramente, come hai detto tu, una stagione straordinaria. Abbiamo accettato... Para rigori! Allora, diciamo che è stata una stagione straordinaria, come dicevi tu, no? Serio, no, aspetta, ho delle cose da dire. Allora, innanzitutto faccio partire dalle dediche. Sicuramente questa doppietta, perché si tratta di doppietta, sicuramente è storica, perché forse il Borgo l'ha fatto l'anno scorso, ma nessuna squadra piemontese ha mai fatto la doppietta, ma nessuna squadra piemontese ha vinto la Coppa e questa squadra è stata in grado di vincere sia la Coppa e sia il campionato, come dicevi tu. Secondo me eravamo i più forti, l'abbiamo dimostrato perché abbiamo vinto tutti gli scontri diretti praticamente, non perdiamo da ottobre e siamo partiti malissimo e perdendo dopo le prime quattro giornate forse eravamo ultimi e abbiamo fatto una cavalcata incredibile. Ti dicevo i ringraziamenti, sicuramente primo su tutti il presidente, perché lo conosciamo, è un presidente vulcanico ma che ci mette tantissimo entusiasmo, senza di lui questo non sarebbe possibile, senza di lui penso che non ci sarebbe neanche il calcio a Drone Aero, quindi solo un grandissimo grazie a lui e a tutta la sua famiglia. La seconda dedica va sicuramente a una persona che ci è stata vicina, soprattutto quando eravamo a Trieste, che è la mamma di un bambino che gioca nel settore giovanile, che si chiama Cinzia, che è mancata qualche anno fa, quindi la mia dedica va anche a lei per questa vittoria, perché sicuramente lei sarebbe stata sugli spalti qui con noi. Terza dedica è sicuramente al gruppo, alla mia squadra, perché abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Qua ci sono in particolare 5 giocatori, io, Brondino, Carlo, Iso e Rosso, che con la stessa maglia siamo riusciti a vincere tutto quello che potevamo vincere in eccellenza, i playoff nazionali, la coppa e il campionato, quindi penso che sia una cosa unica. Dicevo di ringraziare tutta la squadra, ma al di là del gruppo quelli che vanno ringraziato sono quelli che hanno giocato meno, perché quando si vince è sicuramente il gruppo che vince. Qua ci sono ragazzi che hanno giocato meno ma non hanno dato meno degli altri, anzi in ogni allenamento hanno sempre tirato la carretta più degli altri e ci hanno spronato noi che scendevamo più regolarmente in campo a dare di più, quindi il più grande grazie va a loro che ci hanno spinto a fare qualcosa di incredibile. Detto questo, come hai detto tu, sicuramente un'emozione unica, perché vincere tutto praticamente quest'anno è stato il coronamento di un sogno, specie dopo aver detto inizio anno che volevamo provare a vincere tutto. Quindi... Cioè, ci siete riusciti, non è scontato. Senti, ultima cosa, se devi scegliere un momento particolare della stagione in cui hai detto caspita, quest'anno facciamo veramente qualcosa di importante. Ma secondo me prima della Coppa, allora noi siamo partiti con il presidente che voleva la Coppa a tutti i costi, secondo me il momento dell'anno in cui abbiamo detto dobbiamo vincerlo è stato una cena di Natale che poi è stata fatta dopo Natale con la società, dove il presidente ci ha fatto un discorso e quando parla il presidente è difficile non emozionarsi, quindi diciamo che ha toccato le corde giuste, è finito il suo discorso, ci siamo guardati e abbiamo detto la Coppa la vinciamo e così è stato. In campionato dal mio punto di vista personale il momento più bello quando ho detto ce la facciamo è quando Saluzzo ha parato il rigore e sulla ripartenza Carlo ha fatto gol, ma non tanto per la partita così, è che arrivavamo da un periodo in cui non stavamo giocando, eravamo staccati ma anche perché avevamo partite in meno da recuperare e quindi avevamo un po' di pressione addosso, però siamo andati a Saluzzo e abbiamo fatto una grandissima gara, difficile, sporca, nel freddo e tutto, e da lì vincendo ce l'abbiamo fatta. E poi sicuramente vabbè, il gol di Galfrea all'87esimo che era in casa con la Cheraschese, però ripeto, Gala ha fatto gol all'87esimo ma quella partita lì chi c'era lo può anche dire, abbiamo meritato ampiamente la vittoria, abbiamo macinato gioco su gioco dall'inizio, quindi penso che anche quella partita lì sia stata una vittoria meritata. Grazie mille, complimenti. Grazie.